Canale 2. Pubblicità. Tutto il buono del mare sulla tua tavola. Vieni da D&G Fish, nuova apertura in Contrada Ciancio 257 a Marsala. Ti aspettano frutti di mare freschi tutti i giorni, pesce congelato a bordo e gustosi prodotti ittici surgelati. Vieni a trovarci anche in Corso Calatafimi 46. D&G Fish di Renzo Catarinicchia, le meraviglie del mare, il gusto e la freschezza. In due pescherie accoglienti e assortitissime. Se provi una volta, non cambi più. D&G Fish è a Marsala, in Contrada Ciancio 257 e in Corso Calatafimi 46 su Piazza Caprera. Riscopri i sapori di una volta con Panificio Genna, che dal 1986 delizia ogni giorno il tuo palato con pane fresco e fragrante cotto in forno a legna. Tante varietà di pane, panini, prodotti con farine pregiate 100% italiane, attentamente selezionate e lavorate. Un vasto assortimento di prodotti per la colazione, sia dolce che salata. Gli spuntini con panini e pizze, i pranzi veloci da asporto, ma anche nei nostri locali, biscotteria, gastronomia. Panificio Genna, un mondo di cose buone. In Piazza Caprera 43 e in Contrada Scacciaiazzo 59 a Marsala. Un corretto e costante apporto di frutta e verdura è indice di vita sana. Per questo motivo è importante che frutta e verdura siano sempre fresche e di qualità, come tutti i prodotti che trovi da Sfrutta la Frutta. Un vasto assortimento di ortaggi, verdura e frutta, sempre fresche e di produzione propria, come le fragole. Prodotti selezionati come formaggio e ricotta locali, pane con lievito madre cotto in forno a legna, biscotti caserecci e pasta fresca, uova locali da gallina allevate a terra, pesce surgelato, prelibatezze e piatti tipici come il couscous, vino e aceto locali. Sfrutta la Frutta, via Labiso Entra e in Contrada Casabianca 95 a Marsala. Amore, dove mi stai portando? A comprare i mobili nuovi per la nostra casa di campagna e per il nostro B&B. Ah, ecco appunto, hai detto nuovi e mi porti da Alessandro Mercatone dell'Usato. Ma certo, da Alessandro portiamo il nostro usato, che verrà valorizzato e rivenduto, e compriamo tutto l'arredamento nuovo. Da Alessandro Mercatone trovi tutti i mobili nuovi che ti servono, risparmiando tantissimo. Cucine componibili di elettrodomestici, camere da letto e camerette, e ancora divani, tavolini, scarpiere. Vieni a scoprire la qualità al giusto prezzo da Alessandro Mercatone in via Salemi 616 a Marsala. Alessandro Mercatone, affari fatto. Officina Rodriguez Salvatore, unica officina autorizzata assistenza Fiat a Marsala. Ci troviamo in via Cecea Zaretti numero 7. Da noi inoltre ricarica aria condizionata, pulizia interna del motore ad idrogeno, diagnosi computerizzata, sanificazione ad ozono dell'abitacolo, calibrazione radar, officina all'avanguardia di nuove attrezzature. Lucky Store, nuova apertura a Marsala. Vieni a visitare i nostri nuovissimi locali con il nostro vastissimo assortimento di abbigliamento, calzature, illuminazione, elettronica, ferramenta, accessori per telefonini, giocattoli, accessori per animali, casalinghi. Lucky Store a Marsala, in Contrada Cuore di Gesù 648B, dietro le poste. Da Lucky Store si unisce benissimo il binomio qualità risparmio. www.canale2.com.
Buonasera, bentornati in visione qui su Canale 2 con il nostro appuntamento di informazione quotidiana. Vi ricordo come al solito che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2.com, il nostro sito ufficiale, e la pagina Facebook Canale 2 Trapani. Cominciamo quindi subito con la cronaca. Purtroppo non ce l'ha fatta Alessio Campo, il giovane è rimasto coinvolto in un incidente il 3 agosto scorso a Fulgatore. Non ce l'ha fatta il giovane di 23 anni che lo scorso 3 agosto era rimasto gravemente ferito a causa di uno scontro con un'auto con annessa caduta sull'asfalto di almeno 20 metri nei pressi di Fulgatore. Dopo 26 giorni di attesa e di agonia, il giovane, che aveva compiuto 23 anni lo scorso 14 agosto, è deceduto a Villa Sofia di Palermo, dove era stato trasportato dopo l'incidente a causa delle gravi ferite riportate. Questa mattina alle porte di Trapani, tra Pizzolungo e Bonagia, un camion è finito in una scarpata. Uno spettacolare incidente si è verificato questa mattina sulla strada tra Pizzolungo e Bonagia, alle porte di Trapani. Un camion, per cause ancora in corso di accertamento, ha sfondato il guardrail e è andato a finire nella scarpata sottostante, capottandosi. Il conducente, un giovane che è uscito dal mezzo indenne, sembra salvo per miracolo. L'incidente, come dicevo, è avvenuto al 9 chilometro tra Pizzolungo e Bonagia intorno alle 8 di questa mattina. A dare l'allarme alcuni automobilisti che stavano transitando su quella strada, già a luogo di tantissimi incidenti stradali e qualcuno anche mortale. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale, mentre la polizia municipale di Erice e le ambulanze del 118 hanno cominciato il loro lavoro. Secondo una prima verifica, il giovane alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo pesante all'uscita della curva, sfondando dunque il guardrail e precipitando nel vuoto. Dopo l'incidente il traffico ha subito notevoli rallentamenti. Veniamo adesso alla cronaca. Trapani, un episodio un po' particolare, invita a cena un amico e poi lo deruba. Carabinieri della stazione di Trapani Principale hanno denunciato per i reati di furto aggravato, tentata estorsione e indebito utilizzo di carta di credito un 27enne trapanese gravato da diversi precedenti di polizia. L'uomo avrebbe invitato presso la sua abitazione con uno stratagemma un vecchio amico per bere qualcosa insieme. Al termine della serata, vista la tarda ora, gli avrebbe proposto di rimanere a dormire, cosa che l'ospite ha gradito ed accettato. Al suo risveglio però, l'amara sorpresa: lo straniero non ritrovava più il portafoglio contenente la somma contante di 550 euro, carta di credito, permesso di soggiorno e documenti vari, e la sua bicicletta elettrica che aveva parcheggiato nell'entrata dell'abitazione. Il giorno seguente lo straniero è stato contattato dal 27enne che l'aveva ospitato, il quale avrebbe chiesto la somma di 60 euro per la restituzione della carta di credito e del permesso di soggiorno. La vittima ha contattato così i carabinieri raccontando l'accaduto nei suoi particolari, in modo da permettere loro di svolgere al meglio le indagini. Eseguita una perquisizione a casa del 25enne, gli uomini dell'arma hanno recuperato i documenti oggetto del furto e il portafogli senza la somma contante originariamente contenuta. La bicicletta invece non c'è della bicicletta nessuna traccia. Dall'analisi della lista dei movimenti tracciata dalla carta di credito emergeva inoltre che erano state eseguite diverse transazioni per l'acquisto di alimentari, alcolici e vestiti. Il 27enne è stato deferito all'autorità giudiziaria, mentre la rifurtiva è stata restituita all'avente delitto. Parliamo adesso del Consiglio Comunale di Marsala. Ieri Giuseppe Carnese è subentrato a Marino. Nell'ultima seduta del Consiglio Comunale di Marsala erano presenti 17 consiglieri. Il presidente Insusturiano ha ricordato la figura del consigliere Andrea Marino, deceduto lo scorso 6 agosto. Da allora il Consiglio non si era più riunito. Parole condivise anche da Antonio Vinci, al cui intervento ha fatto seguito un minuto di raccoglimento dell'Aula. Subito dopo si è proceduto alla surroga del consigliere Andrea Marino con il primo dei non eletti della lista Marsala Città Punica PSI, ossia Giuseppe Carnese. Lo stesso ha quindi pronunciato
annunciato la formula del giuramento di fronte al Consiglio, che ne ha successivamente convalidato la nomina. Giuro di adempiere alle mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del Comune e in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Poi l'intervento di insediamento del consigliere Carnese, nel corso del quale, dichiarando l'appartenenza al movimento Via per Marsala e riconoscendo quale capogruppo il collega Antonio Vinci, ha anche ricordato il defunto Marino ed ha ringraziato il consiglio per l'accoglienza. Ogni volta, per me è l'ennesima volta, ogni volta è una grande emozione che mi seguo in questo banco del massimo consenso civico. Emozione che nasce innanzitutto dalla triste circostanza che mi ha portato qui. La prematura scomparsa del caro amico Andrea, al quale mi legavano sentimenti di grande amicizia e stima reciproca, mi ha colto veramente spreparato, sinceramente. È inutile dileguarmi ancora su questa tragica fine. Cercherò di onorare la sua memoria con il massimo impegno e dedizione, portando avanti le iniziative che gli stavano a cuore. Nel prendere la parola, il vice sindaco Paolo Ruggeri ha inaugurato con il buon lavoro l'insediamento del neo consigliere Carnese. È doveroso da parte mia tornare un attimo a ricordare il compianto Andrea Marino, che già in tanti in quest'Aula abbiamo onorato con delle parole che certamente sono state ponderate e misurate. Oggi comunque dobbiamo guardare avanti e dare il benvenuto al subentrato consigliere Pino Carnese, al quale faccio i migliori auguri, e sono certo che la sua esperienza, il suo equilibrio e il suo impegno contribuiranno al meglio ai lavori d'aula e ai lavori delle commissioni alle quali sarà demandato di contribuire con il suo appunto impegno. Sono certo che saprà dare qualcosa di più di quello che lui si aspetta da se stesso, perché chiunque venga a lavorare in quest'Aula deve dare il meglio di se stesso, e sono certo che Pino Carnese saprà farlo. E in attesa del bilancio, il Consiglio Comunale di Marsala ha avviato la discussione sul piano triennale delle opere pubbliche. Nell'ultima seduta del Consiglio Comunale di Marsala erano presenti 17 consiglieri, la prima seduta dal 6 di agosto. Segnaliamo gli interventi più importanti. Flavio Coppola ha auspicato il sollecito avvio da parte dell'istituzione Marsala Scuola del servizio assistente igienico personale per disabili, così come deliberato dalla Giunta e condiviso dal Consiglio. Sullo convitto Odio Fonolesi ha lamentato la situazione di stallo a fronte del recente incontro sul tema convocato dal prefetto, ribadendo la richiesta di un consiglio comunale aperto sulla questione. Rosana Jane ha richiamato l'attenzione dell'Aula sull'ospedale Paolo Borsellino, ancora struttura Covid e con carenza di personale. Concluse le comunicazioni, il consiglio ha avviato la discussione sugli atti propedeutici al bilancio, cominciando dal programma di incarichi di studio, ricerche e consulenza a soggetti estranei all'amministrazione, la cui delibera, dopo l'intervento illustrato del vice sindaco Ruggeri, ha avuto il via. Si è quindi passato alla discussione sul programma triennale opere pubbliche per il periodo 22-24, la cui illustrazione è stata curata dall'assessore Arturo Galfano. Lo stesso ha precisato che le risorse indicate nel triennio di riferimento ammontano a 289.450.000 euro. Nella prima annualità, dopo 57 gli interventi da realizzare per un totale di poco superiore a 34 milioni, subito dopo l'assessore Galfano, che ha pure ripercorso quanto finora realizzato con fondi 2021, ha preso la parola il presidente della Commissione Lavori Pubblici, Gabriele Di Pietra, riferendo a Laura il lavoro svolto nell'esame della delibera. Sono quindi seguiti gli interventi di Rosana Genna, Nicola Fici, Mario Rodriguez, alle cui richieste di chiarimenti hanno risposto i dirigenti Giuseppe Frangiamore e Pier Benedetto Mezzapelle.
Costi energetici alle stelle, c'è anche l'allarme del CNA, alcune aziende hanno ridotto e di molto la produzione. Per molte imprese il mese di settembre ormai alle porte non sarà come di consueto quello della ripartenza post ferie. Alle prese con costi energetici alle stelle, molte attività, specie quelle che dipendono proprio dall'energia, per far fronte ai notevoli costi hanno infatti deciso oculatamente di ridurre la produzione. È una scelta a cui siamo obbligati, spiega Giovanni Marchese, presidente della categoria produzione per CNA Trapani, ma anche titolare di un'azienda del settore manufatturiero, per scongiurare la chiusura definitiva. Non siamo infatti più in grado di sostenere il pagamento di bollette 3-4 volte più pesanti rispetto al passato. Solo rispetto all'anno scorso il gas metano è passato da 0,27 centesimi al metro cubo a 0,40 al metro cubo di oggi, mentre i costi dell'energia elettrica sono passati da 0,07 centesimi a kilowattora fino a 0,47 centesimi di oggi. È difficile prevedere, dice ancora Marchese, se sarà ancora sostenibile continuare a produrre anche in autunno, soprattutto in vista di nuovi aumenti. Al momento io personalmente ho deciso di avviare una sola linea di produzione delle tre previste della mia azienda. La scelta di ridurre la produzione aziendale, precisa ancora la CNA Trapani, portavoce delle istanze delle imprese del territorio, è preoccupata per il futuro dell'economia locale, che è già debole di per sé, si traduce inevitabilmente anche nella riduzione di turni dei lavoratori e dunque anche in eventuale cassa integrazione per alcuni dipendenti o ancora licenziamenti. È urgente, concludono Orlando e Cicala, unendosi all'appello della CNA nazionale, un intervento immediato della politica. Va fissato un tetto massimo al prezzo del gas su base nazionale, nell'attesa che venga presa una decisione in merito anche a livello europeo. Le nostre imprese rischiano seriamente il collasso insieme all'intero sistema produttivo locale e non. Ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria, ma torneremo subito dopo con l'informazione. Canale 2, pubblicità. Autocarrozzeria, soccorso stradale, car service. Grazie all'esperienza e all'alta capacità professionale dei propri collaboratori, l'autocarrozzeria Car Service è diventata uno dei punti di riferimento della provincia, offrendo ai propri clienti fiducia e disponibilità e dando loro la più alta qualità del servizio. A Petrosino, in via Ugo La Malfa 148A, Car Service. Il centro impiantologico odontoiatrico del dottor Marino Antonio e collaboratori, con la loro profonda specializzazione, permette di effettuare trattamenti all'avanguardia con tecnologie innovative e attrezzature di ultima generazione. In un'unica seduta si mettono gli impianti e si costruisce una protesi di durata. In un'unica seduta il paziente risolve tutti i suoi problemi funzionali ed estetici. Il paziente scoprirà come sarà facile tornare a sorridere. Sarà possibile rateizzare il pagamento e finanziamento agevolato. Trasformazione della protesi mobile in protesi fissa in 24 ore. Impianti dentali post-estrattivi e a carico immediato. Denti fissi in 24 ore. Il centro si trova a Marsala, nella via Giulio Ancaomodei 58. Si potrà prendere un appuntamento telefonico allo 0923 181 1336 e al 360 7676 80, oppure collegandosi al sito web www.dottorantoniomarino.it. Fai una pausa e scegli il tuo arredo da Raiti Arredamenti. Da noi potrai trovare la qualità delle cucine Mobilturi, impreziosite da una vasta gamma di colori, accessori e modelli di design. Camere da letto prodotte in Italia, camerette creative e funzionali, pareti attrezzate componibili, divani fatti dai nostri artigiani su misura per te e tanto altro ancora per la tua zona living. Che aspetti? Vieni a visitare il nostro showroom a Buseto Palizzolo e scopri tutte le proposte disponibili in pronta consegna. Seguici sui social e visita online Raiti Arredamenti. www.canale2.com. Adesso un paio di notizie di sport, cominciamo subito con la vela, due atleti marsalesi ai campionati nazionali a Salerno.
Due giovani velisti del circolo velico Marsala, Manfredi Maggio e Angelo Giaravitaro, prenderanno parte ai campionati italiani giovanili in singolo che si svolgeranno a Salerno dal 1 al 4 settembre. I giovani lilibetani sono approdati alla prestigiosa competizione grazie ai risultati ottenuti nei circuiti nazionali Under 16. L'essersi posizionati rispettivamente in 14esima e 26esima posizione nella selezione nazionale su oltre 300 timonieri ha infatti permesso loro di rientrare tra i 30 ammessi ai campionati nazionali giovanili in singolo. Sia Maggio che Giaramidaro gareggeranno nella categoria Ilca 4. Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto, rientrare nella top 30 è un importante traguardo per permettere ai nostri ragazzi di vivere un'esperienza entusiasmante e altamente formativa, commentano il tecnico Claudio Spano e il direttore sportivo Enrico Tortorici. Sarà una gara impegnativa in un bellissimo campo di regata, entrambi si sono preparati intensamente per arrivare a questo momento e sono pronti a dare il massimo. L'atletica leggera sprint di Marsala accoglie il presidente nazionale della FIDAL Stefano Mei. Presso il campo ex CONI di Trapani, nel pomeriggio di sabato scorso, il presidente nazionale della FIDAL Stefano Mei ed il presidente regionale FIDAL Totò Gebbia hanno fatto visita alla società di atletica leggera sprint. Stefano Mei, un ex mezzofondista, adesso dirigente nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera dal gennaio del 2021. Diverse medaglie nel suo palmarès, anche se la più importante è l'oro conquistato sui 10.000 metri a Stoccarda nel 1986. A fare gli onori di casa, il presidente dell'atletica leggera sprint Angelo Badalucco, insieme al presidente provinciale Enrico Angelo, all'assessore ai lavori pubblici di Trapani Dario Safina, ai tanti genitori e giovani atleti tesserati dell'atletica leggera sprint. Nel corso della visita si è svolto un dibattito a cui hanno partecipato attivamente anche i genitori dei ragazzi presenti all'incontro. Si è parlato di atletica leggera a livello nazionale, dei risultati delle ultime Olimpiadi, dei risultati degli ultimi campionati europei disputati a Monaco di Baviera. Si è anche discusso della situazione degli impianti sportivi della provincia di Trapani, che di certo non è ottimale. Ed è tutto per oggi, vi ricordo che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2.com, il nostro sito ufficiale, la pagina Facebook Canale 2 Trapani, dove troverete anche approfondimenti e dirette, e il canale YouTube. Vi ricordo che da lunedì partirà Top Sport, la nostra rubrica settimanale che si occuperà di tutti gli sport, calcio in particolare, curata da Nicola Donato, e vi ricordo che quest'anno su Canale 2 potrete seguire anche le vicende calcistiche del Marsala FC, del Petrosino in promozione e anche del calcio a 5 del Marsala Futsal. Quindi grandi sorprese su Canale 2. Ed è tutto per oggi, grazie per la cortese attenzione a voi tutti, buonasera. Canale 2. Pubblicità. Tutto il buono del mare sulla tua tavola. Vieni da DNG Fish. Nuova apertura in Contrada Ciancio 257 a Marsala. Ti aspettano frutti di mare freschi tutti i giorni, pesce congelato a bordo e gustosi prodotti ittici surgelati. Vieni a trovarci anche in Corso Calatafimi 46. DNG Fish di Renzo Catarinicchia. Le meraviglie del mare, il gusto e la freschezza. In due pescherie accoglienti e assortitissime. Se provi una volta, non cambi più. DNG Fish è a Marsala, in Contrada Ciancio 257 e in Corso Calatafimi 46 su Piazza Caprera. Riscopri i sapori di una volta con Panificio Genna, che dal 1986 delizia ogni giorno il tuo palato con pane fresco e fragrante cotto in forno a legna. Tante varietà di pane, panini, prodotti con farine pregiate 100% italiane, attentamente selezionate e lavorate. Un vasto assortimento di prodotti per la colazione, sia dolce che salata. Gli spuntini con panini e pizze, i pranzi veloci da asporto, ma anche nei nostri locali, biscotteria, gastronomia. Panificio Genna, un mondo di cose buone. In Piazza Caprera 43 e in Contrada Scacciaiazzo 59 a Marsala. Un corretto e costante apporto di frutta e verdura è indice di vita sana. Per questo motivo è importante che frutta e verdura siano sempre fresche e di qualità,
come tutti i prodotti che trovi da Sfrutta la Frutta. Un vasto assortimento di ortaggi, verdura e frutta, sempre fresche e di produzione propria, come le fragole. Prodotti selezionati come formaggio e ricotta locali, pane con lievito madre cotto in forno a legna, biscotti caserecci e pasta fresca, uova locali da galline allevate a terra, pesce surgelato, prelibatezze e piatti tipici come il couscous, vino e aceto locali. Sfrutta la Frutta, via La Bisoenza e in contrada Casabianca 95 a Marsala. Amore, dove mi stai portando? A comprare i mobili nuovi per la nostra casa di campagna e per il nostro B&B. Ah, ecco appunto, hai detto nuovi e mi porti da Alessandro Mercatone dell'Usato. Ma certo, da Alessandro portiamo il nostro usato che verrà valorizzato e rivenduto e compriamo tutto l'arredamento nuovo. Da Alessandro Mercatone trovi tutti i mobili nuovi che ti servono, risparmiando tantissimo. Cucine componibili di elettrodomestici, camere da letto e camerette e ancora divani, tavolini, scarpiere. Vieni a scoprire la qualità al giusto prezzo da Alessandro Mercatone in via Salemi 616 a Marsala. Alessandro Mercatone, affare fatto. Officina Rodriguez Salvatore, unica officina autorizzata assistenza Fiat a Marsala. Ci troviamo in via Cecea Zaretti numero 7. Da noi inoltre ricarica aria condizionata, pulizia interna del motore ad idrogeno, diagnosi computerizzata, sanificazione ad ozono dell'abitacolo, calibrazione radar, officina all'avanguardia di nuove attrezzature. Lucky Store, nuova apertura a Marsala. Vieni a visitare i nostri nuovissimi locali con il nostro vastissimo assortimento di abbigliamento, calzature, illuminazione, elettronica, ferramenta, accessori per telefonini, giocattoli, accessori per animali, casalinghi. Lucky Store a Marsala in contrada Cuore di Gesù 648B dietro le poste. Da Lucky Store si unisce benissimo il binomio qualità risparmio. www.canale2.com